Ed in via straordinaria mandiamo anche un'edizione speciale della rubrica La parola della domenica, dedicata al 1° novembre, solennità di tutti i santi. Don Nicola Griffo, parroco del Sacro Cuore di Agropoli, ci aiuta nella riflessione. La solennità di tutti i santi è un giorno importante e significativo, e la santità non è un dono che Dio fa ad alcuni che possono essere privilegiati, bensì la santità è una chiamata che tutti coloro che hanno ricevuto il battesimo devono sentire, vivere e cercare di realizzare. E la santità non è neanche, come la immaginiamo noi, qualcosa di avulso della vita, qualcosa che è relativa semplicemente a coloro che sono sacerdoti o religiosi. Al contrario, la santità invece interessa tutti gli uomini, e la santità è cercare di vivere questa profonda amicizia con il Signore. Il Vangelo della solennità dei Santi è quello delle beatitudini, che dovrebbe essere per noi la carta specifica del nostro vivere e del nostro vissuto. E in più, la solennità dei Santi ci ricorda soprattutto che non siamo soli. C'è quella stupenda visione del libro dell'Apocalisse di San Giovanni che ci ricorda di questa moltitudine da non potersi contare, di persone che hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello. Non possiamo essere cristiani da soli, possiamo e dobbiamo crescere tutti insieme. E allora dovrebbe, credo, sorgere per noi una domanda: se oggi realmente teniamo alla santità, e credo che sia un vocabolo che stia scomparendo dalla nostra vita cristiana, essere capaci di crescere insieme come comunità per essere persone che si sforzano e cercare di realizzare insieme un mondo diverso che oggi ce n'è tanto bisogno, dovrebbe essere per ogni comunità parrocchiale un punto di arrivo, uno stimolo maggiore per essere veramente lievito e sale della terra. E allora saluto tutti quanti nel ricordare che questo deve essere un giorno in cui sentire forte dentro di noi questa chiamata ad essere realmente amici di Dio e insieme ai nostri fratelli di fede incamminarci verso quello che deve essere per noi il regno, come Gesù ce lo mostra, della beatitudine e della salvezza.